Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. So che l'ultimo video l'ho pubblicato giusto ieri, ma ci tenevo a finire questa serie dell'Iran in breve tempo, per cui vedrete oggi il primo video da Esfan, domani il secondo e dopodomani il terzo video che riguarda Kashan. Per l'appunto Esfan ho scelto di dividerla in due video perché ci siamo fermati per l'appunto 2 giorni e mezzo in città. Abbiamo visto molte cose e penso che già questo primo video, se non supera i 10 minuti, lì ci va molto vicino. Prima di cominciare vi ricordo che se avete qualche domanda o qualche curiosità legata all'Iran, potete lasciarmi una domanda, qui sotto nei commenti, cercherò di rispondervi magari anche con un video, raccogliendo appunto, le domande, quelle più gettonate. E vi ricordo anche che se non siete iscritti di iscrivervi al canale e di attivare anche la campanellina in maniera tale da non perdervi i prossimi video che caricherò. Direi quindi di cominciare. Esfan è una città molto antica e importante ed è stata anche una delle capitali della Persia. L'economia della città si basa principalmente sull'artigianato, quindi troverete una grande scelta di tappeti, miniature, gioielli. Lavori con i metalli, eccetera, e in questa città in alcuni negozi è possibile pagare con la carta di credito. Noi siamo arrivati in città nel tardo pomeriggio e la primissima cosa che abbiamo visto è il ponte Shahrestan. Spero si dica così. È un ponte piuttosto antico, tra i più antichi dell'Iran, che risale all'XI secolo. Dopo esserci sistemati in albergo, abbiamo avuto un pomeriggio barra serata libera, appunto sia prima che dopo cena, e eravamo piuttosto vicini al Ponte dei 33 Archi, che è probabilmente il più famoso di Esfan, e attraversandolo rispetto al nostro albergo si arrivava a quella che può essere considerata un po' la via dello shopping, ovvero il Boulevard Char Bagh. Spero di averlo detto bene. Il ponte però lo vedremo, ve l'ho fatto giusto vedere in un paio di inquadrature in notturna, lo vedremo un pochino meglio nel prossimo video, quindi mi raccomando, state in campana perché il video esce domani. Il giorno successivo ci siamo dati un pochino la pazza gioia, nel senso che abbiamo visitato molte cose e la maggior parte di queste attrazioni che abbiamo visitato sono tutte sulla piazza Nashk-Jan, che qui scusate le mie pronunce, che significa immagine del mondo, che è conosciuta anche come piazza dell'Imam. È la seconda piazza più grande al mondo e misura circa 8 ettari come estensione. Ed è patrimonio dell'umanità dal 1979. Viene peraltro considerata il centro sociale ed economico della città. Per l'appunto sulla piazza, che in origine era un campo da polo, ma che adesso è decorata da aree verdi e fontane, si affacciano 4 edifici monumentali che sono tra i più importanti in città. Il primo che abbiamo visitato è la Moschea dello Shah, che ora è chiamata Moschea dell'Imam. È stata costruita nella prima metà del 1600 e oggi costituisce un punto di riferimento della religione islamica sciita. Secondo edificio sulla piazza che abbiamo visitato è la Moschea delle Donne, che è caratterizzata dall'assenza di minareti ed era collegata al Palazzo Reale tramite dei passaggi segreti che ora volendo sono visitabili. E per l'appunto il terzo edificio che dà sulla piazza è il Palazzo Reale Ali Kapu. Si sviluppa su 7 piani ed era per l'appunto riservato allo Shah e alla sua corte. La stanza più famosa è quella della musica,
con un soffitto veramente molto particolare in legno decorato e intagliato che serviva a creare degli ripetibili effetti acustici. Imperdibile inoltre è anche la vista sulla piazza appunto dalla terrazza. Avete appunto modo di vedervi la piazza da una posizione privilegiata, quella da, appunto da cui la guardava lo scià. Il quarto edificio lo lascio per ultimo perché noi non ci siamo andati subito ma in serata e passiamo al Palazzo delle 40 Colonne che si trova comunque molto vicino alla piazza e lo si raggiunge attraversando un giardino dietro al Palazzo Reale. A dare il nome a questo palazzo sono le 20 colonne in legno del porticato, che riflettendosi nella fontana o piscina che dir si voglia, che si trova davanti al palazzo, diventano per l'appunto 40. All'interno del palazzo poi troviamo custoditi dipinti che riproducono scene storiche, appunto di vita quotidiana, ma anche eventi storici che hanno segnato la storia dell'Iran. Spostandoci poi di zona, siamo andati nel quartiere armeno che si trova ad Esfan e che è stato creato per ospitare gli sfollati, se così vogliamo dire, che sfuggivano dal genocidio armeno. Qui abbiamo visitato la cattedrale armena di Vank, al cui interno si trovano meravigliosi dipinti che rappresentano alcuni brani della Genesi. Nell'area della cattedrale troviamo anche un piccolo museo che permette di ripercorrere un pochino le tappe del genocidio e che tra gli altri espone anche il più piccolo libro al mondo che vedete in foto. Come dicevo inizialmente, Esfan è famosa per l'artigianato e noi abbiamo avuto modo di andare a vedere e conoscere un pochino meglio i tappeti persiani in un negozio che si trova all'interno del quartiere armeno e appunto abbiamo avuto modo di toccare proprio con mano, qualcuno se l'è anche portato a casa il tappeto. Successivamente, tornando verso la piazza, ci siamo fermati da un miniaturista che ci ha fatto vedere così in maniera molto veloce una micro miniatura, veramente molto bella, anche se purtroppo non potevamo fare più di tanto riprese e fotografie. Tornando, essendo proprio sulla piazza, abbiamo avuto del tempo libero per esplorare e fare shopping al bazar, che è formato da una miriade di negozi che si estendono per circa 2 chilometri nei dintorni della piazza e anche lungo il suo perimetro. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per essere sempre informati riguardo ai nuovi video. Se volete seguirmi sui social trovate tutti i link in descrizione per non perdervi appunto le mie avventure in diretta. Detto questo, io vi saluto e vi dico have a nice life!